Bella ragazzi, siamo ritornati con Uncharted 4, fine di un ladro, con voi Vincent, il sesto capitolo, Chi nasce ladro. Allora, siamo con Sam e dobbiamo... Credere di essere fuori, di essere qui, insomma, E con Nate te. ha Grazie. scelto di andare Eppure con Sam vorrei solo che le per... circostanze fossero diverse. Diciamo, abbiamo scoperto che Sì, purtroppo lui è stato... la vista è migliore È da quella uscito parte. grazie ad Hector Alcazar, ma purtroppo... Credo sia la terza Diciamo volta. così. Ho sbrigato un paio di lavoretti. Con Sala? Beh, sì. Ah, non si può salire sul ponte. Beh, c'è quella trave a vista in basso. Sai agganciarla con la corda? Se so agganciarla con la corda. Guarda qua. Sto guardando. Ah! Non era ancora pronto. Io l'ho mancata. Sai, è tutta una questione di posto, fammi dare la... Visto? Sì, niente male per un secondo tentativo. Visto? Ah, sei un professionista. Tocca a te. Professionista. Ok, ora dove andiamo? Non ti preoccupare, so dove vado. Ehi, potremmo aggrapparci a quella trave? Certo. Scambiamoci di posto. Sali su di me, ho una buona presa. D'accordo. Non sapevo come, sinceramente. Ok, proviamo. Al primo tentativo. Nessuno ama gli esibizionisti. Ok, forza Nathan. Forse potresti calarti per raggiungerla. Ci sono. Che brutta idea. Dov'è l'acqua? Ah. Madonna. Ma questi sono romani. Bene lì sta. Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra? Traditore. Ehi, non confondere l'orgoglio nazionale con la realtà. Ok, via libera. Santo cielo, l'hai visto? Quel mercenario era armato fino ai denti. Dovevamo portare le pistole. Sam, filerà liscio, non ne avremo bisogno. La stessa cosa che disse Flynn. Magnifico, un altro tesoro. Quanto è bello. Ehi! Limoni. Come si riconosce l'Italia? Italia mia. Quanti anni sono passati? Sono le piccole cose a mancare di più. Tipo? L'odore di agrumi freschi. Andare in moto sono piccole cose, tutte insieme. Vabbè, tutto insieme. Scusami, Sam. Dovrebbe tenere. Ci sono Forza, arrivato. scendi! Ok,
Quella. C'è più dolorosa di quanto ricordassi. Sì, non dirlo a me. Allora, che dici lì con gli altri reperti? Quelli che mi sono perso. Sei riuscito almeno a fotografarli? E vieni qui che voglio parlare. Inutile. Magari Elena ne aveva filmati alcuni, ma la telecamera è andata. Che peccato. Ho dei disegni, però. Posso mostrarteli al ritorno? Dei disegni? Li hai appesi al frigorifero? No, ma sono bei disegni. Ah, immagino. Sai, non mi devi prendere per sedere. Holly! Interessante. Forse volevi dire instabile. Oh. Tutto bene? Sì, tutto bene. Di qua non si va. E neanche di qua, ovviamente. Cosa dovremmo fare, Sam? Sarebbe un casino se sbagliassi ora. Questo è certo. Ma io non sbaglio. Quindi bisogna sempre tenere premuto. Perfetto, grazie. Nathan? Cosa? Ah, oh, giusto. Madonna, mo entravano in quel muto. Ok. Tutto bene? Sì. Come sto? Come 400 milioni di dollari. Andiamo. D'accordo, ti seguo. Sally? Sai perché adoro le feste degli avanzi di galera? Sentiamo. Nessuno si lamenta se fumi in casa. Sempre spiritoso. Troppo, ragazzo. Ricordi il mio defunto fratello, vero? Victor? Che mi venga un colpo. 15 anni. Già. È bello vederti vivo. Mm-hmm. Cerchiamo di tenerlo in vita recuperando la croce, eh? Sì, a proposito. Cosa? Che è successo? Venite, vi mostro una cosa. Guardate. La croce di Avery. L'hanno tirata fuori poco prima che arrivaste. Hanno cambiato l'ordine dei lotti. Serve un sacco di grana per fare una cosa simile. Quanto manca prima che inizi l'asta? 10-15 minuti al massimo. Ci sarà pure un modo per prenderla. L'unico piccolo problema è quel centinaio di testimoni là sotto. Ok, ma basterà un diversivo. Tipo? Tipo non lo so. Ma deve esserci un modo. Se le guardie ci vedono vicino alla croce... E se non ci vedessero? Ragionate come se non foste mai stati in prigione. Se vuoi fare qualcosa di proibito, aspetti che spengano le luci. Già. Dov'è il quadro elettrico generale? Aerazione, elettricità... Eccolo, qua su. Basta arrampicarsi e tagliare la corrente. E prendere la croce. Ci sarà un generatore d'emergenza. Questo ci lascia pochi secondi di buio in cui agire. Dovremmo essere vicini alla croce quando saltano le luci. È impossibile avvicinarci senza farci notare. Scusate, signore. Antipasti? Oh, no, grazie. Ciao. Come stai? Ciao.
Concentrati. Un cameriere non si nota. Potrebbe andare. Funzionerà. Bene. Allora, io arrivo all'interruttore e taglio la corrente. Faccio il cameriere? Sei il ladro migliore. Tu scendi di sotto e tieni d'occhio la croce, ok? Se noti qualcosa di strano, ci avvisi. Ricevuto. Bene. Forza, possiamo farcela. Pronti? Sempre. Forza, seguitemi. Passiamo dalla cantina. Victor, il tempo è stato clemente. Grazie, forse è perché sono mega spiace. Davvero? Ci hai creduto. Ma guardate che vestito che tiene questo. Che c'è, Sam? Ti piace il paesaggio? Che fai? Ripasso il piano di fuga. Non credo che sarà una passeggiata. Rilassati, abbiamo messo a segno colpi più impegnativi. Sì, lo so. Cerco solo di non pensare a cosa accadrebbe se ci catturassero. Sam, se andrà male, saremo morti prima che ci catturino. Mi sento sollevato. Già. Va bene, ora andiamo. E non mi spingere. La cameriera di prima. Sam, dove vai? Che stai a fare? Quello della nave del Titanic che poi sceglie di morire. Eh sì, come vai in giro tu, vado in giro pure io. No, Sam? Guardate che spettacolo. È una cosa spettacolare. Cos'è? Vediamo. Ah. Asta della, di Villa Rossi, ordine dei lotti. Ovviamente qui fanno vedere tutti, tutte le cose messe in asta. Vediamo la nostra croce. Proprietario lotte su di me. Signico. Rackham, capitano Rackham. Afrodista. Vabbè, sì. La cantina è da questa parte, andiamo. Vabbè, sì, non perdiamo tempo, non facciamo cretinate. Oh, che rossa. Ci mancava lo schifo di tecno europea. Scusate. Ma no. Ci siamo. Bene, andiamo. Oh, cavolo, è chiusa. Merda, prima era aperta. E adesso? Scasseniamo? No, è elettronica. Troviamo un'altra strada. Avete visto? Scheda tasca sinistra. Faccio io. Wow, 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 wow. Ne sei sicuro? Ci sono un sacco di occhi qui. È solo un borseggio, ce la faccio. D'accordo. Dai che ce la fa... No! Vai, vai, vai! Sì! Presa! Ce l'ho fatta! Visto? Senza il tuo aiuto! E dubitava di me! Alla fine non è difficile, cioè basta che... uno sta ben attento e ce la fa. Adoro i professionisti in azione. Ok. Bene, eccoci qui. Queste ci serviranno. Ottimo.
Buona fortuna. Ci aggiorniamo. Mani in alto. E chi è questo? Ciao, Victor. Ciao, Nadine. Che piacere rivederti. Questa volta ti ho colto di sorpresa. Allora sono lieto non sia una pistola vera. Non ti avrei riconosciuta senza uniforme. Già, sai com'è. A volte per lavoro devo tirare fuori il mio lato femminile. Ti vedo in forma, comunque. Anche tu non sei male. Qui mi sento fuori luogo. Non so che piacere incontrare qualcuno che parli la mia lingua. Anche se tu sei americano. Per questo prenditela con i miei genitori. Stavo andando al bar. Ti prendo qualcosa? Sì, uno scotch con ghiaccio. Torno subito. Magari con un po' di carta farebbe bene. Nate? Sto scherzando. Hai sentito tutto? Sì, furbetto. C'è una ragazza che ti fa la corte. Nadine Ross mi sta offrendo da bere. Nadine Ross? Sbaglio o ha un esercito di mercenari? La coastline? Shoreline. Sì, giusto. C'era ruggine tra voi. Chiamiamola ruggine. Per fortuna non sembra portarmi alcun rancore. Io qui sono pronto. Ok. Bene, noi ci siamo, Sally. Tu non cacciarti nei guai. Ci proverò. Ci sei? Provaci. Sì, andiamo. Dobbiamo scoprire dove fanno pausa cuochi e camerieri. Che cos'è questo? Fuori uno dalla cucina. Allora cerchiamo la cucina. Wow, c'è abbastanza cibo da sfamare una città. Come no? Offrono il servizio completo. Matrimoni, bar mitzvah e vendite all'asta clandestine. Ma ce l'hanno, DJ. Sono camerieri. Non solo altri scagnozzi armati. Vabbè, gli scagnozzi ci sono sempre. Questa porta non c'era sulla pianta. Grande. Chiusa, ovviamente. Ok, piano B. Detto, è chiusa. Voglio verificarlo di persona. E? È chiusa. Esatto. Che cosa? Condotti di ventilazione. Nathan, vieni a vedere. Ecco qua. E luce fu. Un impianto elettrico. Non hai una torta? Sì, può andare. Ok. Meglio di niente. È una buona idea farsi accompagnare da un fumatore. Tranne quando bisogna correre. Accidenti. I fumi dell'alcol cominciano a darmi alla testa. Per fortuna guida Sally. Qua non si va, c'è qua. Vicolo cieco. Forse l'accesso ai condotti è dietro alle botti. Vino dannata deve valere bene. Sì, forse Alcazar ha un debole per il vino. Qualcosa mi dice che non ha nessuna intenzione di scappare. Ehi, dovremmo preoccuparci che Victor stia chiacchierando con Nadine Ross? Non preoccuparti per Sally. Riesce sempre a cavarsela.
Eh già, è un bel furbacchione. Dai. Ah, ok. Di qua. I condotti, la nostra via d'uscita. Ah, troviamo qualcosa su cui salire. Ce la faccio. Non ho bisogno del tuo aiuto. Sto tenendo l'accendino. Tieni l'accendino. Ok, saliamo. Bene, ci siamo. È più angusto di quanto sembri. È molto più polveroso. Maledizione. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Ah, quello con il parrucchino e quella roba sul naso. C'è carenza di cameriere. Portali a sciacquature dei piatti. Tanto non capirebbe la differenza. Sbrigati però. Sai che questa gente non piace aspettare. Ci ammazzare. Prendi una bottiglia da 3 euro. Se ne va. Merda. Ah, ok. E devo rimanere qui. Lo ucciderei, quel portiere di merda. Un po' di continuità, ok? Stanno a vedere la partita. Che? Roma contro qualche altra cosa? Ma diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Aria fresca, arriviamo. Guarda qui, vedi l'edificio con la torre radio? Intendi il ripetitore? Che? Vabbè, è la sala del generatore. Sì, hai ragione. Proviamo un modo per superare il cancello. Sam, qui! Ti sollevo io! Ok? Holy. Per fortuna sei ancora in forma. Sally, siamo usciti dalle cantine, andiamo alla sala del generatore. Com'è la situazione? Sally, ci sei? Forse è un problema di ricezione. Sicuramente sta bene. Bip. Ecco la cucina. E ovviamente è chiusa. Cucina. Sam, guarda, forse potremmo usarla per trovare una finestra e calarci nelle cucine. Ottima idea. Io ti sollevo, tu occupati della scala. Ok. Lui intanto che mi compare come il fantasma, formaggino. E quasi quasi, Sam, ti spalmo sul panino. Ci sei? Occhio, occhio. Ma chi è questo? Buonasera. Ma che sta facendo? Piano con i civili, Sam. Capirai. Si sveglierà in mutande col mal di testa. Ma capitava spesso, no? Già. Ok, io ho da fare. E tu hai da fare. Già. Vabbè. Ok, verso la sala del generatore. Questo intanto il cancello che dovevamo
passare. Sam, tutto ok? Sì, a parte i pantaloni troppo attillati. Beh, sono la moda del momento. Davvero? Beh, quando sei a Roma? Perché siamo in Italia, lo capite. Sam, ci sei? Sam? Sally? Perfetto. Completamente da soli. Ragazzi, se mi sentite, vedo la sala del generatore. Sarò lì a breve, o quasi. Cioè, nel senso, non da soli. Cioè, nel senso che nessuno ci ascolta. Che bello proprio. Verso quella parte? Vai! Oh! Che faccina felice! Oh, merda! Non ci credo, l'avete scampato. No, in realtà no. No, siamo rimasti bloccati dentro per un mese. E il povero cavallo? Beh, a bordo avevamo un sacco di carote. Conosci qualcuno? No. Pensavo di sì, ma no. Non mi hai mai presentato il tuo famoso socio, Drake? Il mio ex socio. Ormai è un po' che lavoro solo. Drake non c'è più. Ah, vale a dire morto? Oh no, diciamo in pensione. Dicono che ridi dritto, si è sposato. Beh, allora è come se fosse morto, no? E giustamente viene lui che dice la bellissima battuta. Come diavolo, la battutaccia. Quanto tempo è passato? 10 anni? 12? 15. Fantastico. Dopo tutti questi anni ci azzuffiamo ancora sulle cianfrusaglie della gente morta. Non è morto! Pensavo gestissi l'azienda di famiglia. Ora è la mia azienda. Sì, quello è il lavoro ufficiale. Oh, un lavoretto niente male. Scommetto che potresti comprarti tutto il catalogo dell'asta. Beh, certo. Ma che gusto ci sarebbe? Ultimamente mi interessano solo i pezzi pregiati, la roba grossa. Il cioccolato. Su cosa dovrei puntare questa sera? Sì, come se avessi i suoi soldi. Ma, detto tra noi, ho visto che hanno invertito i lotti. Ho paura che qualcuno voglia truccare l'asta. Beh, ricordati dove sei. Qui nessuno si è arricchito rigando dritto. Per questo hai bisogno di qualcuno che ti guardi le spalle in un posto così. E che è? Beh, mi spiace dovertelo dire, ma ora lavori per un americano. Come? Questa volta siamo soci. Capisco. Wow, una coppia esplosiva. Tra poco metteremo all'asta il nostro prossimo articolo, un crocifisso di legno intarsiato della collezione Trotta. Oh, quello è quello nostro, non eh? Farò il terzo incomodo. Divertitevi voi due. Aspetta eh? Un po', Sally. Come l'hai scoperta? Cosa? Cosa avrei scoperto, Rafe? Nadine, forse il tuo socio ha esagerato con i Bloody Mary. Basta stronzate, nonno! Non so come tu sia riuscito a entrare, ma se solo pensi di partecipare all'asta della Croce di Avery, sappi che riuscirai in una cassa d'aborto. Beh, ci siamo capiti. È stato un piacere. Nate. Nate. Dannazione, ragazzo, dove diavolo sei? Io non vorrei che questi già ci hanno un po' scoperto. Che stanno tramando qualcosa. Ok. Il generatore. Posso farcela. Sperando che non abbiamo brutte... Ah, ok, dobbiamo scendere. Sperando solo che nessuno ci scopra, oppure, non lo so, capiti qualcosa di brutto. Diavolo, perché ho scelto il generatore? È quello che mi sto domandando io. Che salti!
Ok, continuiamo ad arrampicarci, perché tanto noi andiamo avanti sempre arrampicandoci. Arrivati. Cioè, più o meno. Chi sono questi? Non sono camerieri, sono delle guardie. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Pronto, sono io. Stava squillando il telefono. Ok. Il generatore è questo. Pericolo. Ovviamente è tutto scritto in italiano. Ora, dove diavolo sono gli interruttori? Oh, merda. Sam, Sally, ci siete? Dannazione, ragazzo, dove eri finito? Ce l'ho fatta. Con qualche contrattempo, ma... Puoi tagliare la corrente, dovresti farlo ora. Ok, ma mi servirà un minuto per arrivare al pannello. Non abbiamo un minuto, Rafe sta per andarsene con la vostra croce. Aspetta, cosa? Rafe? Rafe è qui? Sì, Rafe è qui. E al momento la sua offerta è quella più alta. Beh, tu rilancia. Con cosa? Non me la posso permettere. Sally, la stiamo rubando, ricordi? E se capisce che è un bluff? Non succederà. Siamo a 90.000. Qualcuno offre di più? Ehi, 90.000, state bene. Prendiamo la croce, sono un uomo morto. Sì. Ma se faccio l'offerta più alta, moriremo tutti. Sally, ho bisogno di un po' di tempo. Fidati di me. 90 e 1. 90 e 2. Ah, al diavolo. Bene, abbiamo un'offerta da 100.000 euro. Grazie. Nessuno vuole rilanciare? Mi dispiace, nessuno. Abbiamo un'offerta da 110.000. Fatto 30, faccio 31. Questa offerta... Tranquillo, tra un attimo sarai salvo. Poi fatto 3. Poi fatto 31. Facciamo 32. Solo rompere il lucchetto. Ok, proviamo a vedere. No. Sperando di trovarlo subito. Quasi va a finire male. Niente, cazzo. Il signore laggiù porta l'offerta a 150.000. Forza. Proviamo a vedere in questi armadietti. Sì. Non in questo. In questo. Sì. Lo sapevo che stava qui dentro. L'aspirapolvere. Spolveriamo un po'. Non abbiamo tempo di spolverare. Dai. Madonna, che stava... Aveva paura di sbattere. Sono nato, pronto. Victor? Un secondo. Il signore ci offre due. Ormai ci sta prendendo gusto. 500.000. Vediamo di farla finita. Grazie. Bene, l'offerta attuale è 500.000 euro. Il signore desidera rilanciare. C'è che buffa? Continua tu, ormai. Stavo quasi preoccupando, Victor. Volevi che ti uccidessi? Ok. Roviniamo la serata a questo stronzo. Nessun altro? 501. 502. Dichiaro il lotto venduto per 500.000 euro. Signore e signori, mantenete la calma. Il generatore d'emergenza si attiverà a momenti. È sparita! Barrate tutte le uscite. Nessuno deve lasciare la vita. Vattene, levati di mezzo! Fermatelo! Ehi, fermate quell'uomo! Fermo! Che state facendo? Così lo fate scappare, mi capite? Sparisci. D'accordo. Mi dispiace, ma con voi femminucci non voglio farci te. Allora ragazzi, abbiamo finito con il settimo capitolo, cioè ci vediamo con il prossimo capitolo. Settimo, si spengono le luci. Come ce ne andiamo? Dobbiamo prima spegnere cioè il video. Ok, ci vediamo con il prossimo capitolo, il settimo, si spengono le luci, Uncharted 4, e spero che vi stia piacendo la storia. Mettete tanti mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella ragazzi!